Nella sedicesima giornata di campionato, il Teramo parte con l'obiettivo di mettere da parte le vicende extracampo e cercare di prevalere sulla Carrarese. Ciò con la novità Perucchini tra i pali, mentre non ci sono altre sorprese nell'undici iniziale. Per il portiere, tra gli ultimi arrivati in bianco-rosso, è la prima da titolare. L'avvio di gara è decisamente positivo per gli ospiti. Al secondo minuto Mungo insiste dalle parti dell'area di casa e scarica sull'esterno della rete il primo pallone toccato. Poco dopo scalda i motori anche Bernardotto, che manca il bersaglio da posizione centrale. Prima del quarto d'ora l'attaccante dalla destra prova per ben due volte. Al centro dell'area prova ad approfittarne Malotti. Spalle alla porta, il numero 7 cerca l'acrobazia e trova la risposta del portiere. Dall'altro versante i toscani si affidano all'estro di Dauria per uscire dal guscio, ma una sua fiondata da fuori si spegne appena alta. Guidi perde anche Viero per infortunio a metà primo tempo, rimpiazzandolo con Lombardo. Il Diavolo non è più lo stesso dell'inizio della partita e la squadra di Di Natale ha la chance più ghiotta per approfittarne. Al 42esimo Thomas Battistella riceve in area e occhi negli occhi con Perucchini si lascia ipnotizzare dal portiere. Dal corner seguente la Carrarese sblocca. Dalla sinistra il numero 10 Doria controlla e crossa. Energe non ci arriva, la traiettoria beffa l'estremo difensore e porta avanti i locali. Piove sul bagnato al duplice fischio per un Teramo vivace in apertura, ma via via calato di ritmo e intensità. L'inizio di secondo tempo è dei peggiori per i biancorossi. Da un piazzato di Doria al 53esimo, un flipper aereo in area viene risolto dalla testa di Matteo Figoli, che supera Perucchini e fa 2-0. La squadra toscana insiste e subito dopo il portiere biancorosso vola alla sua destra per allontanare la sventagliata dell'ex Livorno Luci dagli sviluppi di un corner. Perucchini evita nuovamente il tris al 60esimo, alzando la velenosa punizione di Mazzarani dal limite. Lo scatenato Dauria mette all'angolo il Diavolo e al 63esimo entra in area dalla destra. Rosso lo atterra e l'arbitro concede il penalty. Dagli 11 metri va Mazzarani, violento destro, palla da una parte, portiere dall'altra e 3-0. Diventano 8 le reti subite dal Teramo nell'ultima settimana tra campionato e Coppa Italia, dato allarmante per Guidi e il suo staff. Si svegliano i biancorossi, lo fanno quando Mungo dialoga al limite con Bernardotto e scarica basso, col pallone che esce di poco. Nel finale la Carrarese sciupa due volte con Galligani e Mungo potrebbe riaprirla. Cross di Indreca per l'incornata del 10, Vettorel vola e salva. Nel recupero la squadra di casa dilaga proprio con Elia Galligani, che dopo una rapida serpentina ad ubriacare Piacentini insacca per il 4-0 finale. Secondo poker incassato dal Diavolo in un mese, la classifica ora fa paura visto il meno 3 dall'ultima salva e alla vigilia del vero crocevia di questo inizio di stagione, quello di Pontedera.